Bergen 2017, Under 23 uomini, festa Francia, vince Cosnefroy. Sotto la pioggia è il tricolore francese a sventolare più in alto di tutti, Benoît Cosnefroy è il nuovo campione del mondo della categoria Under 23. Il francese batte in una volata a 2 uno splendido Lennard Kamna che dopo un'azione in solitaria si piega allo sprint. Vince la volata di gruppo, prendendosi il bronzo, il danese Svend Gard, mentre il migliore degli azzurri è Vincenzo Albanese, quinto dopo una gara d'attacco. La corsa in linea degli Under 23 è caratterizzata dalla foga di 12 uomini, tenuta a tiro dal gruppo e riassorbita nel terz'ultimo giro dall'attacco di 6 tra gli uomini più pericolosi, Sivakov, Knulti, Müller, Hoog, Tiller e Hindley. I 6 al comando trovano un buon accordo, venendo poi raggiunti da Davies e Gidic, ma nonostante questo il loro vantaggio non decolla e non supera mai la barriera del minuto. Questo, ovviamente, grazie al lavoro della Spagna che all'inizio della salita di Salmon Hill lancia Garcia Cortina al loro inseguimento, ma l'attacco però risulta vano. Il gruppo continua allora ad inseguire i 6 battistrada, guadagnando secondi su secondi fino a riassorbirli a 30 km dal traguardo. Poco dopo il penultimo passaggio sul traguardo, quello scandito dal suono della campanella, ci prova l'Italia. Albanese lancia l'azione sulla salitella che porta il gruppo nella superstrada, lo seguono 2 francesi, 2 norvegesi e l'uruguagio Moreira. Tra loro è uno dei 2 transalpini, Thomas, a provare il colpaccio tirando dritto senza nemmeno voltarsi verso i suoi compagni di fuga. L'azione del francese è buona, ma il gruppo degli ormai ex attaccanti non cede e lo recupera poco più di 14 km dall'arrivo. Qui nasce l'azione di Lennard Kamna. Il tedesco scatta a 13.000 metri dal traguardo raggiungendo e lasciando sul posto i 5 battistrada, guadagnando sin da subito 20 secondi sul gruppo principale. Lì, una volta ripresi 5 inseguitori, è la Francia a dettare legge ed il perché lo si capisce dopo pochi chilometri, Cosnefroy si lancia all'inseguimento del tedesco, raggiungendolo quando mancano 7.000 metri allo striscione d'arrivo. Si forma quindi una coppia al comando e i 2 vanno di comune accordo, nonostante la storia moderna insegni ben altro. Cosnefroy e Kamna giocano d'astuzia, si danno cambi regolari fino alla Flamme Rouge, quando ormai risulta chiaro che saranno loro a giocarsi le ride. La volata è impostata e vinta con superiorità disarmante da Cosnefroy, Kamna si mette nella sua scia senza mai riuscire a superarlo, mentre alle loro spalle Albanese lancia la volata del gruppo, ma nel finale viene superato da Svend Gard e da Vooda.